Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio raccontare come sono riuscita, soprattutto in questi ultimi 6 mesi, a trasformare le mie gambe e renderle più longiline, ma comunque muscolose e, come vogliamo tutti, con i glutei alti. Ovviamente questo è un video che riguarda me, perché lo faccio io su me stessa e vi racconto cosa ho fatto, cosa ho cambiato, come mi alleno, ma soprattutto si basa anche sul mio fisico. Io ho un fisico a pera, il che significa che tutto ciò che posso mettere su lo metto in due posti, che sono i fianchi e le cosce. Questa tipologia di fisico è caratterizzata da spalle molto magre e pancia tipicamente piatta. Questo per dirvi, ed è una cosa che probabilmente ripeterò molto spesso in questo video, che ciò che funziona su di me molto probabilmente non funzionerà su di voi. Una cosa a cui tengo particolarmente, che voglio subito chiarire, è che questo video sì si concentra sull'allenamento che ho fatto per le gambe, ma il fatto di aver aperto la parte superiore ha dato più armonia, quindi quella V-shape, al corpo, rendendo anche le gambe, o comunque la grandezza delle mie gambe, più armoniose. Questa è una parola che è ripetuta tantissimo, nel senso che sento sempre che c'è questa tendenza a voler diminuire, dimagrire le gambe, quando poi si ha anche un upper body strettissimo. Piuttosto pensiamo a aumentare e prendere più spazio con la parte superiore, così da dover fare anche meno lavoro di restringimento, che magari molto spesso non ce n'è nemmeno bisogno, ma c'è solo un bisogno, un lavoro di tonificazione e creazione del muscolo nella parte inferiore. Come sapete, da settembre, ma in realtà da giugno, non sono più seguita una personal trainer e ho iniziato ad allenarmi secondo i miei protocolli. Cosa non funzionava prima? Cosa era successo? Mi sono ritrovata a giugno, come ogni giugno in realtà, perché in realtà sono anni che io manifesto questa cosa, che durante l'anno allenandomi mi infiammo, arriva giugno che non mi vedo assolutamente, nel momento in cui poi faccio 2 o 3 mesi di vacanze, perché io d'estate proprio vado in vacanza, poi torno a settembre e ho il fisico che mi piace, perché mi sono sfiammata. Quindi io mi ero un pochino anche arresa a questa situazione, ho detto vabbè, senti, cioè così l'inverno ci sta coperti, d'estate poi va migliorando. Però non è che proprio la situazione mi rendesse felice, perché comunque a me piace un equilibrio, mi piace essere costante nel tempo, mi piace vedermi bene sempre. Non voglio dire, vabbè, aspetterò settembre perché quello è il momento in cui mi vedo bene, poi no, vabbè, però dettagli. Quindi, spinta da questo desiderio di trovare un equilibrio che durasse tutto l'anno, a settembre mi sono studiata un programma. Dovete sapere che nel momento in cui voi andate da un personal trainer e gli dite quali sono i vostri obiettivi, desideri, ad esempio voglio diventare più grosso, voglio diventare più veloce, voglio diventare più forte, tutto questo poi viene tradotto in termini tecnici, principalmente in 2 tipi di allenamento. L'allenamento per la forza, che comprende anche la forza esplosiva, ad esempio voglio diventare più veloce, più scattante, o anche la forza massima, quindi proprio il fatto di diventare più forte, cioè essere in grado di sollevare più chili. Oppure, se si vuole diventare più grosso, la traduzione in termini tecnici è un allenamento per l'ipertrofia, quindi un allenamento che va a stimolare l'aumento della massa muscolare. Quindi, appurato che per ottenere un determinato risultato bisogna attuare un determinato protocollo, il mio obiettivo era quello di mantenere una forza in generale delle gambe, quindi un muscolo ben attivo e reattivo, senza però ingrossarlo. Ho quindi deciso di attuare 2 diversi tipi di allenamento per la gamba in base al muscolo o ai muscoli che desidero andare a colpire, cioè gli esercizi che coinvolgono tutta la muscolatura delle gambe, quindi principalmente lo squat e lo stacco, che poi sono esercizi talmente completi che coinvolgono anche il core e le braccia. Comunque, questi esercizi li eseguo seguendo un protocollo di forza che, in soldoni, nel momento dell'allenamento consiste in poche ripetizioni, tanto peso. Sono ritornata a fare squat bello pesante per i miei termini, i miei limiti, perché noi sappiamo che comunque faccio schifo nello squat,
E anche lo stacco. Sullo stacco da terra, quello proprio puro, ci sto ancora rientrando perché è sempre stato un esercizio che non sono mai propriamente riuscita a rendere mio. Preferisco fare altri tipi di stacco. Quindi tanto peso, poche ripetizioni, seguendo dei protocolli che possono ad esempio essere il sistema piramidale. Quindi iniziare con un peso basso e ripetizioni medie, torno anche alle 10. E poi, man mano che si sale con il carico, diminuire il numero di ripetizioni, fino a che in teoria si dovrebbe arrivare all'ultima, se è un piramidale ascendente, quindi 10, 8, 6, 4, 2, 1 ripetizione, con il carico massimo. Prima di Natale ero riuscita a scuotere 62,5 kg, che è stato proprio il mio record. Poi, dopo le feste, sono ritornata e sono ritornata indietro anche ai 50 kg e faccio fatica, però insomma è un allenamento molto intenso, le ripetizioni sono poche ma i carichi sono elevati e i tempi di recupero sono più lunghi. Questa tipologia di allenamento la faccio solo per quanto riguarda questi due esercizi. Solitamente o lo squat o lo stacco compongono la prima parte del mio allenamento gambe, perché poi tutta la seconda parte la dedico ai glutei. Quindi ho selezionato, o comunque seleziono volta per volta, un determinato numero di esercizi. In realtà non me li scelgo, dipende da dove mi trovo, cosa voglio fare, quali macchinari sono liberi per allenare nello specifico i glutei. Questi esercizi, a differenza di quelli prima che eseguivo seguendo un allenamento per la forza, li eseguo seguendo un allenamento per l'ipertrofia. Con l'ipertrofia l'obiettivo e il risultato principale è l'aumento del muscolo. Quindi significa tante ripetizioni, poco peso slash moderato, fino al raggiungimento del cedimento muscolare. Il cedimento muscolare è un argomento molto difficile da spiegare, ma essenzialmente il cedimento muscolare è quando non sei più in grado di eseguire un'altra ripetizione, perché hai stressato talmente tanto il tuo muscolo che non riesce più a contrarsi. Ho riscontrato che nel momento in cui io andavo a cedimento muscolare per esercizi che coinvolgevano il quadricipite, il mio quadricipite si gonfiava, cominciava a pulsare e per giorni risultavo infiammata. E ho capito che il mio guardarmi e dire ho le gambe gonfie dipendeva principalmente da quello, dal fatto che andavo a stressare troppo il quadricipite, la parte frontale della mia gamba, e questa era la reazione. Quindi, ad esempio, ho dovuto rinunciare ad esercizi come gli affondi, camminati, statici, affondo bulgaro, qualunque tipo di affondo, perché io lo sento principalmente sul quadricipite. Questa è una cosa molto importante. Il fatto che non siamo tutti uguali e che un esercizio viene vissuto in modo diverso da tutti noi. Io, ad esempio, come vi ho appena detto, sento solamente sul quadricipite ogni tipo di affondo. C'è chi invece l'affondo lo sente tantissimo sul gluteo. Ad esempio, sapete l'adduction machine, no? C'è chi se non si alza in piedi e si tira su e si tiene su mentre lo esegue, non lo sente sul gluteo. Io se lo faccio lo sento solo sul quadricipite. Invece, se mi tengo seduta, mi alzo su leggermente perché la seduta è troppo bassa, lo sento benissimo nell'interno coscia, eccetera. Quindi, anche quando guardate gli esercizi, vedete i miei esercizi, eccetera, cercate di capire qual è l'obiettivo di quell'esercizio e poi di capire come quell'esercizio funziona sul vostro corpo, perché potrebbe essere più efficace se lo eseguite in un'altra maniera. Gli esercizi che eseguo che coinvolgono principalmente i glutei sono quelli che mentre parlo vi faccio vedere, però essenzialmente sono esercizi a terra. Ho rivalutato tantissimo questi esercizi, prima li consideravo come gli esercizi delle ragazzine, delle donne, forse anche con un po' di cattiveria lo dicevo. Comunque, li ho rivalutati tantissimo e se eseguiti concentrandosi sulle chiappe, fanno malissimo. In questo video vi integro anche degli esercizi con i macchinari, ad esempio l'hip thrust alla leg extension, ma potete farlo anche al leg curl. L'ho fatto recentemente leg curl, mi sono trovata anche meglio.
o anche i kickbacks che potete fare ovunque. Qui li faccio leg curl perché non ho le cavigliere per poterlo andare a fare all'ercolina, però insomma potete farlo ovunque. Questi sono tutti esercizi che si concentrano principalmente ed essenzialmente sul gluteo. L'obiettivo è sentire bruciare, ma bruciare veramente la culotte de cheval, il gluteo, tutta la parte dietro, il sedere vi deve bruciare, ragazze. C'è poco da fare. Su di me, quello che sta funzionando veramente è sentire ogni allenamento gambe, le chiappe in fiamme. L'allenamento delle gambe, principalmente questi sono stati i cambiamenti. Corro, cardio, eccetera. Ogni tanto mi viene da correre perché sono nervosa, voglio di scaricare, eccetera. Cardio, sì. Una volta a settimana faccio idrospinning e faccio sempre la solita classe, low body, che è un'attività aerobica che coinvolge principalmente le gambe, dove ci sono principalmente ripetute, ma ci sono anche esercizi con l'elastico, come quelli che faccio in palestra, però in acqua, quindi la mobilità, l'allungamento è tutto diverso e molto interessante, devo dire. Mi avete chiesto se a livello di alimentazione ho cambiato qualcosa? In realtà no. Rimane sempre tutto uguale, mangio pulito, mangio quando ho fame e non mangio quando non ho fame. Quello che secondo me è cambiato rispetto all'anno scorso è che decidendo io ogni volta come e quanto allenarmi, riesco a equilibrarmi di più, nel senso che riconosco che nel momento in cui ti allena qualcun altro, quello non è in grado di sapere se tu hai poca o tanta energia e quindi non riesce, probabilmente, almeno che non glielo dici, però anche lì è difficile, a tarare l'allenamento in base a quanta energia hai, quanta energia vuoi spendere in quell'allenamento. Invece io in questo momento riesco, se ho tanta energia, spingo di più, dopo l'allenamento ho voglia di correre, vado a correre, quindi taro il mio allenamento in base a quanta energia ho, che poi dipende anche da quanto ho mangiato la settimana prima, perché non è mai il giorno prima, ragazzi. Oppure il contrario, cioè se ho poca energia non farò mai un allenamento devastante, farò un allenamento più flessibilità, stretching, più soft. E probabilmente anche perché ho dormito di meno, ho mangiato di meno, tanti fattori che vanno a determinarlo. E una cosa che ha fatto tantissima differenza è lo stretching. Da quando faccio ginnastica acrobatica, lo stretching è diventato sempre di più parte della mia routine, del mio allenamento, perché comunque mi è molto utile proprio per ginnastica acrobatica, però ho iniziato a farlo soprattutto dopo allenamento gambe. Questo ho visto che mi aiuta tantissimo a ridurre i tempi di recupero tra una sessione e l'altra. Solitamente io alleno gambe una volta a settimana, però ho visto che le mie gambe stanno recuperando molto più velocemente, anche perché comunque ve lo dico, non mi ammazzo in questi allenamenti, non faccio all in e esco che non riesco a camminare. Lì per lì soffro anche, però raga, tranquilli, non c'è bisogno di spaccarsi, tanto c'è tutta la vita per allenarsi, no? Comunque, ho integrato queste sessioni di stretching che se volete vi faccio anche un video al riguardo, perché purtroppo non sono riuscita a integrarle in questo video, chiedo scusa. E ne sto trovando giovamento anche proprio nel sentirmi la gamba allungare, ma è soltanto una sensazione, però secondo me fa anche quello, tutto fa brodo, raga. E poi vabbè, voi in questo momento mi vedete bene, mi avete visto bene nelle foto su Instagram perché sono abbronzata, questo ci tengo a specificarlo perché quando ero una mozzarellina mi vedevo dei difetti che adesso obiettivamente non si vedono. Questo è più o meno il segreto della trasformazione delle mie gambe in questi ultimi 6 mesi. Sono riuscita a mantenere una gamba bella, tonica, muscolosa. Voi non avete idea di quanto io sia fiera della mia gamba in questa foto. Io guardo, faccio, guarda che gamba! Vabbè, scusate, però è vero. E spero di aver condiviso abbastanza segreti affinché voi vi sentiate incuriosite. Vogliate provare a fare un cambiamento perché magari non vi trovate bene? Chiedete al vostro personal trainer. Se decidete di fare da soli, ragazzi, dovete studiare perché tutto si può fare da soli, ok? Però se c'è gente che ha studiato e ha delle competenze, queste competenze non possiamo bypassarle così. Quindi o studiate o rivolgetevi a chi di dovere e in bocca al lupo.
Spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video, lasciate un commento, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Ciao ciao!